Essere una celebrità di solito viene con alcuni vantaggi, oltre al grande reddito per cui le celebrità sono così famose. Uno dei più costosi e ricercati di questi vantaggi è l'acquisto di uno yacht. Anche se alcuni di noi possono permettersi una o due barche, poche persone possono permettersi le barche più lussuose e costose del mondo, gli yacht. E questo vale anche per le celebrità. Molte celebrità si accontentano di noleggiare uno yacht durante l'anno, mentre altre hanno così tanti soldi da potersi permettere gli yacht più costosi del mondo. In questo video scoprirai quali celebrità hanno gli yacht più costosi al mondo. Quindi non dimenticare di iscriverti al canale. Cominciamo! Luxy. Noto filantropo e artista di successo, Puff Daddy è l'orgoglioso proprietario di uno degli yacht più sofisticati al mondo. Il Maraya, di 54 metri, ha un valore stimato di 65 milioni di dollari. Il Maraya presenta le ultime innovazioni nautiche combinate con un design esterno ed interno italiano lussuoso ed elegante. Lo yacht può ospitare 12 ospiti in 6 suite di lusso, tutte con una doppia master suite incredibilmente sontuosa e confortevole. Una doppia suite VIP si trova sul ponte superiore e due suite VIP si trovano sul ponte inferiore di questo yacht. Maraya ha 5 ponti, ognuno con le sue opzioni di intrattenimento. Inoltre, l'intero ponte superiore è soprannominato Party Floor e assomiglia a un nightclub. Non tutte le celebrità si sporcano le mani quando si tratta di progettare il loro amato yacht, ma questo non è il caso del famoso stilista Giorgio Armani. Per anni Armani ha considerato la costruzione di una barca, ma si è astenuto dal farlo perché voleva uno yacht unico. Una volta decisa la sua idea, Armani ha lavorato con il produttore di yacht Codecasa per costruire uno yacht di lusso verde scuro che ha richiesto 30 mesi per essere completato e ha un prezzo stimato di 76 milioni di dollari. Lo yacht di Armani si chiama Main ed è lungo circa 65 metri. Main può ospitare 14 membri dell'equipaggio e 12 ospiti in 7 cabine di lusso. È interessante notare che le tende e le finestre sono state progettate da Armani stesso. Inoltre, l'arredamento dello yacht è stato progettato dal marchio di moda italiano Armani. Altri servizi dello yacht includono una palestra, idromassaggio, sala cinema e bagni in marmo. Seven Seas è una delle barche di proprietà della celebrità più costose del mondo disponibili per il noleggio. Lo yacht è di proprietà del leggendario Steven Spielberg, noto per aver diretto alcuni dei migliori film contemporanei. La Seven Seas è lunga 86 metri ed è stata costruita dalla compagnia di navigazione olandese Oceano. Si stima che costerà 200 milioni di dollari. Il Seven Seas ha abbastanza cabine comode e lussuose per ospitare 12 ospiti e 26 membri dell'equipaggio. C'è una spaziosa suite principale con il suo ufficio, terrazza e jacuzzi privata. Seven Seas ha anche una palestra completamente attrezzata, due cinema, un eliporto, una sala massaggi e una spa. Affittare il Seven Seas costa circa un milione di dollari per un soggiorno di una settimana. Il Rising Sun è uno yacht di lusso di proprietà del filantropo americano e proprietario della Geffen Records, David Geffen. Lo yacht è uno dei più costosi al mondo, con un prezzo di 590 milioni di dollari. Il Rising Sun è lungo circa 138 metri ed è stato costruito dalla rinomata compagnia navale tedesca Lürssen. Il Rising Sun ha un'incredibile 82 camere. Ci sono 9 cabine, tra cui una master suite e 8 cabine doppie. Lo yacht può trasportare fino a 45 membri dell'equipaggio a bordo e può ospitare 18 ospiti per la notte. Le caratteristiche degne di nota del Rising Sun includono una magnifica cucina all'avanguardia, palestra, campo da basket, cinema e cantina. Conosci uno yacht di celebrità più costoso del Rising Sun? Diccelo nei commenti! E se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace. A presto!